La magnifica facciata del Duomo è fiancheggiata da due imponenti torri terminanti con guglie di svariate forme che si proiettano verso l'alto, al cui interno si inseriscono scale a chiocciola in travertino quasi segrete, perché nascoste alla vista dei visitatori, che conducono verso il cielo del Duomo. Una volta giunti sopra le volte stellate della navata di destra, attraverso i 79 gradini della scala a chiocciola, si inizia un itinerario riservato a piccoli gruppi. Una visita che affascina per gli inediti punti di vista che si aprono all'interno della cattedrale e sugli affacci della città, che si estende a perdita d'occhio verso la campagna circostante. Lungo il tragitto della navata di destra sono state inserite, una accanto all'altra, 14 gargoglie provenienti dalla facciata. La loro funzione era quella di allontanare dall'edificio l'acqua piovana, così da limitare i danni creati dall'erosione. Spesso raffiguravano draghi, leoni o creature fantastiche e di solito l'acqua scorreva lungo la schiena o all'interno della figura per defluire poi dalla bocca. Una volta giunti all'altezza della cupola, è possibile affacciarsi dalle multicolori vetrate ottocentesche di Ulisse de Matteis con la rappresentazione degli apostoli e ammirare l'interno della cattedrale con la vista d'insieme del pavimento, su cui si inserisce come una pietra preziosa il pulpito scolpito da Nicola Pisano tra il 1265 e il 1268. L'interno della cupola ci offre il Pantheon dei Santi Senesi, i quattro patroni, Santa Caterina e San Bernardino, i giganti in stucco dorato che proteggono dall'alto la comunità dei fedeli, realizzati da Giovanni di Stefano tra il 1489 e il 1490. Tra le colonnine del tamburo ecco sfilare profeti e patriarchi dipinti a monocromo ad imitazione delle sculture in marmo. Una piccola esposizione permanente, realizzata nello slargo accanto alla cupola, accoglie gli strumenti utilizzati anticamente dalle maestranze per lavorare il ferro, il piombo, il legno e il marmo. Ecco ad esempio, accanto al muro del campanile in calcare cavernoso, le taglie a due poste con le quali venivano issati in alto i blocchi di marmo o le sculture già finite da installare, secondo il programma iconografico. Pezzi di storia restaurati ed esposti come testimonianza del passato, così come gli schizzi presenti sulle mura del Sacro Tempio. Si possono infatti ammirare alcuni disegni realizzati a seguito dei restauri ottocenteschi diretti dall'architetto Giuseppe Partini, dopo l'incendio che nel 1890 danneggiò la zona della cupola e parte della copertura in piombo della cattedrale. Risalendo verso il primo ordine di archetti della cupola, possiamo ammirare un bellissimo scorcio su Piazza del Campo con la Torre del Mangia, la Basilica dei Servi e la vertiginosa facciata incompiuta del Duomo Nuovo, chiamata dai senesi Facciatone, dalla sommità della quale è possibile ammirare una straordinaria veduta della città. Si percorre dunque il ballatoio interno della cupola, a circa 22 metri di altezza dalla quota pavimento, dal quale è possibile contemplare l'altar maggiore, ideato negli anni 30 del Cinquecento da Baldassarre Peruzzi, al centro del quale si innalza il ciborio bronzeo di Lorenzo di Pietro, detto il Vecchietta, realizzato in origine per la chiesa dell'ospedale del Santa Maria della Scala e trasferito sull'altare maggiore in sostituzione della grande pala di Duccio di Buoninsegna, raffigurante la Maestà. Lo stesso Duccio aveva realizzato alla fine del 200 la grandiosa vetrata che ornava l'occhio absidale con al centro la mandorla di Maria Assunta, oggi esposta nel Museo dell'Opera e sostituita da una copia. Di fronte all'altare si dispiega la tarsia marmorea di Domenico Beccafumi con il sacrificio di Isacco. Abramo si accinge ad uccidere il figlio Isacco senza esitazioni. Così come ordinato da Dio, ma al momento dell'olocausto, l'angelo del Signore interrompe il sacrificio. Dall'affaccio della navata sinistra è possibile ammirare uno splendido panorama sulla Basilica di San Domenico. Nel dirigersi verso la controfacciata si possono vedere le grandi mura in laterizio che separano le cinque campate della navata sinistra. Si tratta dei contrafforti eretti a sostegno della navata stessa dopo il disastroso terremoto del 1798, a seguito del quale la cattedrale rimase chiusa per restauri per circa 3 anni.
Si entra infine, dietro il prospetto della facciata, nel terrazzino che si delinea su Piazza del Duomo, con la vista dell'ospedale di Santa Maria della Scala, e si accede al ballatoio della controfacciata, da dove si ha una vista generale sulla navata centrale. Lo sguardo è accompagnato dal ritmo scandito dalle teste dei papi che ornano il cornicione e dai busti degli imperatori, attraverso le tarsie con i filosofi del mondo antico che proferiscono sentenze. La porta del cielo si apre dunque ai visitatori, come salissero attraverso la scala apparsa in sogno a Giacobbe, la cui cima raggiungeva il cielo e gli angeli di Dio salivano e scendevano. Genesi 28:10-22. Nel sogno Dio promette a Giacobbe la terra sulla quale egli stava dormendo e un'immensa discendenza. Al suo risveglio Giacobbe esclama: «Questa è proprio la casa di Dio! Questa è la porta del cielo!»